ti volevo chiedere una cosa che mi ha molto colpito in queste elezioni, che sappiamo tutti come sono andate. Allora, Milano, diciamo una parte di Milano ha continuato a votare PD, ha continuato a votare Sala, forse per l'eredità di Espo, eccetera. Già dalle periferie c'è un altro tipo di voto, e fuori da Milano c'è un voto che va soprattutto verso la Lega, mentre nel resto d'Italia il voto va molto verso i 5 Stelle. Tu come ti spieghi questa resistenza di Milano con il PD, che sembra il partito ormai allo sbaraglio? Credo che ci siano diverse spiegazioni. Una sicuramente è un po' legata alla storia delle grandi città globali, nel senso di città che hanno ormai un mondo internazionale dentro di sé, dentro di loro, e questo mondo internazionale è fatto di comunità, immigrazione, è fatto di multinazionali, è fatto dagli studenti Erasmus, che ormai sono una risorsa incredibile e che vengono e vanno da Milano continuamente, è fatto da ricercatori, è fatto da uomini d'affari, è fatto dagli operatori delle grandi manifestazioni internazionali che Milano e altre città ospitano. Allora, quando una città diventa una città globale e compete con le altre città globali, si crea una situazione molto particolare, per cui è come se queste città, io penso naturalmente a Londra e a Parigi, ma penso anche a Francoforte, penso a Barcellona e penso a Milano, è come se queste città si assomigliassero tra di loro più di quanto ciascuna di esse assomiglia al paese che la ospita. E Milano sta dentro in questa rete, forse non ci stava 10-15 anni fa, oggi ci sta a tutti gli effetti. Milano è il luogo dove Google piuttosto che Amazon, Microsoft, perfino Alibaba scelgono di venire, ma è anche il luogo con 8 atenei, 200.000 studenti, una gran parte di studenti internazionali, è un luogo dove abbiamo, come dire, 100.000 abitanti di fede musulmana, cioè è una città mondo, davvero una città mondo. E questa città mondo dialoga con le altre città mondo. Questa è una scelta semplicemente calma, non è una scelta di reazione. Io credo che Milano va avanti bene, in questi ultimi anni ha dato un segno di forza, anche di forza diffusa. Non c'è ragione per scegliere estremismi o, come dire, futili radicalismi, non è questo il momento. È una città che ha dei problemi grandi, adesso magari ne parliamo. Io credo che nulla è più sbagliato di pensare che si possa celebrare oggi, cioè ci sono stati dei momenti importanti, ma abbiamo ancora dei giganteschi problemi. Però siamo una città consapevole della forza, della distribuzione delle energie positive che ci sono, e quindi il risultato elettorale è un risultato che in qualche modo disegna un puntino, che è un puntino che va visto quasi in rapporto con una geografia un po' più vasta. Poi, naturalmente, Milano non è solamente il centro storico e non è neanche solamente il perimetro del municipio o dei nuovi municipi. Milano è molto di più, e questo molto di più, come è ovvio che sia, risente anche di una serie di tensioni che si sono rappresentate in modo eclatante nel voto, no? E che forse non avevamo capito, diciamocelo francamente. Molte di noi non avevano capito o non avevano voluto capire. Sicuramente Renzi non aveva capito, diciamo. Su questo è indiscutibile, è indiscutibile.